Un saluto a tutti, sono Vincenzo Satrossetti e bentornati qui sul mio canale e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Portal Knight. Riprendiamo la nostra avventura. Allora, mi sono teletrasportato direttamente qui all'isolotto numero 2 perché mi dava come evento la banda di scheletri. E quindi, come ci dice anche sullo schermo, dobbiamo sconfiggere 10 scheletri ardenti e 10 scheletro ghiaccio, che sono questi, naturalmente. Quindi vediamo un po' di... Oh, cazzo, livello 9 questi. Aspetta, aspetta, che c'è un po' da divertirsi con questi. Bada. Fortuna non sono molto molto svegli, insomma, quindi ottimo, ottimo. Buono che così prendo. Oh, bada, questa spara addirittura. Aia, le palle di fuoco. Cazzo, che dolore, piano. Ok. Dai, che ce la facciamo. Liscio. Ok, perfetto. Dammi un po' di cuori. Ok, questo c'ha pure il rame che comunque ci serve. Poi magari ne facciamo un po' di scorpacciate. Perché comunque abbiamo alcune cose che ci serve il rame per poterle fare. Tra cui ad esempio la stessa spada che abbiamo, ma anche il set, diciamo, successivo di armatura ha bisogno del rame, quindi già che sono qui tra un'uccisione e l'altra, magari li recuperiamo. Allora, gliela fa salire? Non gliela fa salire. E quindi niente, lo lasciamo lì così. Ne andiamo a cercare un altro. Per fortuna, insomma. Purtroppo sono sempre in coppia, quindi. Yeah. E botta. Dai, che nell'acqua si è buggato. Filo, aia. Ok, perfetto. Buono perché farmiamo un pochettino. Ci sono anche delle pietre. Una pietra del portale giallo che mi pare di non aver mai visto. Non so se anche questo del ghiaccio mi dà questa pietra gialla. Ok, vediamo un attimo. Sì, me la dà uguale. Ok, tra l'altro io mi sono dimenticato che c'è anche il tempo questa quest, quindi non posso poi perdere molto a fare altro. Che cazzo, sono pure arrivati i mob notturni, giustamente, tanto per non rendere le cose troppo semplici, no? Ok, cazzo, questo mi ha già preso. Vabbè, sei di livello 2. Ti secco per primo. Bada. Ah, tra l'altro, questi due si sono presi tra di loro. Perché aveva già della vita in meno quando l'ho attaccato. Aia. Ok, perfetto. Per fortuna tutte le volte che faccio dei critici mi recupero un po' di vita e non è assolutamente male come cosa. Recuperiamo anche dei soldi. Bomba esplosiva, addirittura. Ok,
liscio. Ok. Beh, è rimasto incastrato, lo farmiamo un pochettino. Tra i colpi conviene evitarceli, sennò ci massacra. Allora, quanto stiamo? 4 e 3. C'è ancora da fare. Alla fine sono del livello 6 e questi livello 9 comunque sono abbastanza resistenti. E che diavolo, dai. Aia. Un attimo. Ok, direi di mangiare. Mangiamo qualcosa. Dovrei averci una carota. Ok. Intanto che recuperiamo, e abbiamo parlato anche di carote, ringrazio Lorenzo per il suggerimento di farmare un po' di carote per fare le pozioni. È quello che ho fatto. Infatti nell'orticello di casa ho già piantato dei semi di carote, così da farle crescere e recuperare le pozioni, perché naturalmente mi servono, come in questo caso, perché sennò è troppo lento recuperare. Ok, allora mi sono fatto anche questi cosetti che mi servono per affilare le mie armi. Aia, porta. Dolore, aspetta, puzza. Non viene far fuori questo di livello 2. Aia. Dio, che fortuna. Passavo di livello nel momento in cui quello mi stava dando una botta tremenda. E quindi mi ha recuperato anche i cuori. Ok, uno è andato. Prendiamo un po' la roba. Vieni fuori da lì, per cortesia. Questa cazzo spara pure i fulmini. Ok, quanto stiamo? 5, è lunga. Siamo pure a metà del tempo, quindi devo un attimo sbrigarmi. Purtroppo sto coso più di così non corre, quindi non posso farci niente. E ho anche speso un po' di talenti per aumentare la velocità, perché altrimenti sarebbe ancora più lento di così. Ok. Vada. No. Cazzo. 3. Pozza. 1 arma. E si picchia. Adesso 2 rompe le scatole. Mi ha droppato una specie di amuleto, quello che è nella posizione 8 in basso. Sono curioso di vedere che cos'è. Ok, perfetto. Però devo aspettare, perché altrimenti non faccio in tempo e mi rode un pochettino, perché sennò ho soltanto perso tempo se non riesco a concludere la missione. Allora, togliamoci di mezzo sto rompiglioni. Cazzo, allora, in 3 forse è un po' esagerato, però se riesco magari a ruotare riesco a tenermeli sotto controllo. Ok, uno è andato. Aia. Ok. Poi menando naturalmente nella mischia prendi tutti quanti, quindi fai danno molteplici
tutti quanti, non c'è bisogno di puntare il target. Ok, questa mi dà dell'acqua ed è sempre buona, perché sennò le pozioni come le faccio? Manca, aia, sto sprecando un po' tutte le pozze, però mi serve che sia così. Cazzo, cavolo. Piano, 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 cuori, cuori, cuori. Liscio. Liscio. È un po' di critici che mi recupera. Un po' di cuori che fanno bene. Aia. Queste manità. Cazzarola. No, dannazione, sono morto. Dannazione. Dai, che me ne manca. Me ne mancano un po'. Più che altro. Intanto muori per primo e non rompere le scatole. Mancano più quelli di fuoco che quelli di ghiaccio. Quindi. Oh, guarda che sono rimuovo. Di nuovo. No, ormai non faccio più attenzione. Dannazione. Dai, che ce la faccio, dai, dai. Queste sono ritornate furbite, dannazione. Aia. Dai, dai, dai. Ok, morto. Mi mancano solo questi, però purtroppo naturalmente questi stanno in coppia, quindi oh. E che cos'è? Meno male. Recuperiamo un po' di cuori. Pozze, ormai lo sto a finire tutte. Pozze e sistemiamo anche le armi. Un'altra volta, se no qua facciamo pure meno danni di quanti ne dovremmo fare. Aspetta. Male, male qua la cosa. Aspetta, devo uccidermi prima sto fregno qua. Poi puntiamo quello ardente. Forza. La vedo male. Male, male. Dai, posso pure evitare di combatterlo quello. Devo andare alla ricerca di un solo ardente. Dov'è? Dov'è? Ho pochi minuti, non so quanti, ma ne ho pochi. Dai, me ne serve uno solo. In teoria mi servirebbe pure mangiare. Facciamo così nel mentre. Dai, me ne serve uno. Dov'è? Dov'è? Dove sei, ardente di merda? Eccolo. Aia, aia, l'ho presa piena quella. Avrei dovuto schivarla, ma l'ho presa piena. No, dannazione. Dannazione, ho pure finito le pozze. Mettimene una, questa qui. Dov'è? No, quello no. No, manco quello. Dannazione, rosico se non riesco a finirla. Dai, per uno solo, mancherà un minuto, credo, due minuti al massimo. Dove sono? Che poi li ho sempre uccisi in coppia, come ho fatto a mancarmene così? Dov'è? Eccolo. Ti vedo, fammi...
Fammelo uccidere. Muori in fretta. Puzza che se non muoro io come pochi. Via. Aspetta che finisco. Sì, finito. Finito. Ce l'ho tutti. Ce l'ho fatta. Non so cosa mi abbia dato, ma mi pare niente. Anche perché questi stanno ancora qui a rompermi le scatole. Ah, non mi ha dato nulla. Dai, che sfiga. Ok. Questi rimangono qui? Va bene, io però mi allontanerei un secondo. Ho sprecato tipo tutte le pozioni che avevo per far sta cosa. Aspettiamo un attimo. Possibile che non mi ha dato nulla? Che serve allora farle ste queste? Qui c'è sempre la chiave che io non ho. Qui. Niente. Perché il mondo è veramente grande. C'è ancora molto da esplorare. Allora, vediamo un attimo. Viaggiamo fino a qui. Che non ricordo che mondo è. E tra l'altro non ricordo neanche il mondo. Penso dovrò andarmelo a rivedere in qualche video che ho fatto. Il mondo dove presi le ricette per gli oggetti. Che ogni tanto mi pare che lì, oltre alle ricette, vendevano anche degli oggetti. Quindi magari posso andare lì a recuperare delle pozioni, altrimenti devo fare una mega farm di carote per potermele farmare un pochettino. Ok, volevo vedere qua che cos'è. Trofeo dello scheletro. Ah, ok. Trofeo. Quindi mi ha dato questo perché. Però io me l'aveva già dato. Va bene, accettiamo, insomma, naturalmente non si butta via niente, per carità. Ok, allora qui, se non ricordo male, a parte questa mega voragine, mi pare che non l'ho esplorato poi molto, e non ricordo manco se ho trovato, ma non credo, il relativo portale che è qui. Mazza, sti squarci, bisogna stare un attimo attenti, sennò ci si finisce dentro ed è la fine. Ok, questi sono di livello 5, quindi già un po' più vicino al mio. Cazzo, storco, però fa malissimo. Che diavolo. Facevano meno male i cosi là che questi qua. Allora, intanto che per mia fortuna ho droppato una. Oh, ho droppato una pozione. Chi è qua? Tizio Larry Boscaiolo. Il boscaiolo. Insomma, maledettamente un ragazzo fortunato per aver inciampato sopra un cavaliere guardiano proprio ora, giusto? Mi hai rotto l'ascia del boscaiolo e ora non posso venire nel mio lavoro. Mi interessa farne una nuova? Accettiamo. Tu sei il mio salvatore. Ok. Ritorna da Larry con un'ascia del boscaiolo. Insomma, manco come si fa. Ascia del boscaiolo. Io non ho la possibilità di farla, quindi. Forse o si compra o. Magari me la troppano, non so. Teniamocela, insomma, come quest. Poi si vedrà, insomma. Vieni qua. A parte che tecnicamente non c'è la possibilità di pararmi, mica mi ricordo. Ok, prendiamoci naturalmente sempre tutto quanto e continuiamo un po' ad esplorare, perché questa sembra
una fortezza abbandonata. Vediamo un po' se magari c'è qualcosa anche di importante. Libro, bottiglie, niente al momento. Forse c'è dell'altro. Magari delle segrete dove andare a recuperare un vecchio tesoro o qualcosa. Qua sta ste cavolo di insenature molto molto profonde, bisogna starci anche attenti che ci si finisce dentro, è un casino. Lì c'è una casa, vediamo di andare se riusciamo da quella parte, anche se qui gira e gira sto sempre dentro la fortezza. Usciamo da quest'altra parte, ci dovrebbe essere un punto un po' più agevole per passare tipo qua. A parte che volendo io posso anche costruirmelo un punto dove passare. Se no la parte di crafting è qui, come la sfruttiamo. Che se non è il massimo. Ok. Peccato perché sta pietra era comunque carina. Sto, diciamo, sprecando per farmi un ponte, però va bene. Proseguiamo. Lì c'è quello era del cotone, però non l'ho preso perché comunque ne ho a sufficienza a casa. Ho la piantagione anche di cotone oltre che di carote, quindi preferisco magari non occupare l'inventario con qualcosa che già ho, quindi per questo non sto raccogliendo. Ahia, che botta! Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che finisci di sotto così, eh? Dai, che non mi fa sluccia manco te. Ok, ma sì, non mi faceva switchare di nemico. Allora, dov'è quella casa che abbiamo visto? A parte qua, che cos'è sta cosa? Sta casa nera. Ah, carbone. Oh, che cazzarola vuoi? Lasciami in pace. Che diavolo, non so manco in pace. Carbone può servirci, quindi recuperiamone un po'. Ok, perfetto. Devo cercare di salire, quindi approfittiamone di farci anche una sorta di scaletta qui e recuperiamo dell'altro carbone che ce ne so veramente in quantità. E dobbiamo trovare anche il portale, perché senza il portale non posso esplorare qualche altro mondo. E più che altro devo anche scoprire che tipo di colore ci serve per attivarlo. Allora, questa è la famosa casa che abbiamo visto prima. C'è sempre quello che sta cercando di uccidermi. Allora, a parte mobilio vario, vediamo un po' sopra. Ah, qua si aprono pure le finestre. Questa poteva essere una buona casetta. Si sale ancora. Magari c'è qualcuno. Qui che c'è? Cantina? No, c'è. Ok. Ah, che figata. Molto, mi piace molto lo stile grafico di questo gioco. Pulito ma anche dettagliato. Figata quell'isolotto laggiù. C'è un po' di tutto, sembra. Anche se è un po' sfocato. Pure questi isolotti che sono a mezz'aria sicuramente si potranno esplorare. Là c'è tipo un piccolo borgo. Quindi mi conviene forse girare e andare da quella parte. E da qui non riesco. Mazza quante ce ne stanno in aria. Spero che siano lì e non debba andarci. Non riesco a individuare, a parte lo stadio, per chi
cogli la citazione, riesco a individuare il portale. Forse è da quella parte, non lo so. Ok, ragazzi, allora direi che per questo appuntamento è tutto. Se no ci andiamo troppo per le lunghe. Io, come sempre, vi ringrazio della visione. Vi invito, se vi fa piacere, a lasciarmi un mi piace, un commento e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E in descrizione trovate i link ai vari social network se vi va a seguirmi altrove, oltre che qui su YouTube. E noi ci vediamo quindi al prossimo appuntamento. Ciao ciao!